W. Quante ore ho impiegato a fare video, montaggi? Sapete che quanto si impiega per fare un documentario? Una sorta di documentario, ok? Devi trovare le immagini, devi fare il narrato, devi trovare la musichetta per completare. Insomma, sapete quanto tempo ci si impiega? Ma per che cosa? Per poi vedersi il video bloccato, per poi sentirsi dire ma complottista, ciarlatano, eccetera eccetera. Vi ricordate, metto il link così ve lo andate a rivedere, vi ricordate quel video su QAnon, Trump, l'anticristo, il conte Saint Germain, vi ricordate? Bene, vi metto il link che sono riuscito a salvarlo, se non sbaglio, su Odyssey, e vi andate a vedere. Sapete che cos'è Sion? Il monte di Sion, Zion, però è Sion. Cosa c'è scritto nella Bibbia riguardo Sion? Il covo, il centro di chi? Del cosiddetto Satana? Ragazzi, vedete, alla massa possono anche conficcarlo nella testa letteralmente una informazione del genere, non è supportata. Oh, ecco, molte informazioni non sono supportate perché non possono girare nelle loro menti, non ce la fanno, non sono supportate. Quando vi viene detto un qualcosa del genere, con tanto di studio, di ricerca, di osservazione, di ricerche incrociate, voi credete, esempio, il video di ieri che ho fatto sulla pandemia informatica, credete che sia una stronzata? Sì, mette là quattro parole a cazzo e via, no? Esattamente il contrario, ci vuole tempo. Quindi il tempo che io utilizzo per fare questi video, che poi non sono neanche compresi e capiti,
mi devo rendere conto, però è più forte di me, quindi ripeto, va contro la mia volontà, mi devo rendere conto che non tutti possono comprendere. E allora quello che devo fare è soltanto accettare prima di tutto questa realtà. Un passo bellissimo che lo ripeto sempre, nel Vangelo Gesù parla alle folle, i discepoli dicono: Rabbi, ma perché noi parli in questo modo e mentre loro parli come stai parlando? Usi questo linguaggio? E Gesù si gira verso i discepoli e dice proprio chiaramente, espressamente: non è una questione di giudizio, non è una questione di superiorità, è soltanto verità. Gli dice: loro hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono. A loro non gli è dato comprendere. Quindi in un certo senso questi video che ho fatto negli anni, personalmente non ho nessuna pretesa o pretenziosità, però li faccio con la speranza che qualcuno possa comprendere che tutto il lavoro fatto negli anni ha portato a questa situazione odierna che ci troviamo. Il giorno in cui io lascerò il mio corpo, dirò: finalmente nessuno potrà intralciarmi nel proseguire. Qui è una lotta contro i mulini a vento, però per senso, ma ripeto, non è un qualcosa che va che rispetta la mia volontà, è va al di sopra, è come una sorta di compito, di missione, ok? Quindi quello che vi avevo detto su Trump, QAnon, Trump, tu non capisci niente, blim bom bam, Trump, e poi fanno i concerti musicali. Ora vedete questo piccolo video che io non vi vado neanche a tradurre perché non ho più tempo. Vedete che cosa dice del Monte Sion, che cosa dicono di Trump, addirittura il profeta è stato profetizzato, che cosa dicono di Trump. Vedete cosa c'è coniata sulla moneta, ricollegatelo al video che trovate qui sotto in descrizione su QAnon, la bestia, l'anticristo, e poi traete le vostre conclusioni. Okay. Informare, sì, certo, ma poi uno si deve dare anche una lo scopo è sempre quello di essere utile, ma non puoi essere utile agli altri quando gli altri o non vogliono o decidono o non riescono, non hanno la capacità di comprendere. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, allora non gli è dato a comprendere. We are very happy to announce that the Mikdash Educational Center just produced a new Cyrus Trump temple coin. This special coin was produced and minted for the 70 years of the independence of the State of Israel, and to honor and praise President Donald Trump, who promised, but not only promised, also fulfilled this promise, and next week will move the American embassy to Jerusalem. Charged me to build him a house in Jerusalem. The candelabra was always the symbol of the State of Israel. In three languages, in Hebrew, in English, and in Arabic. President Trump is starting a prophetic process
by moving the American embassy to Jerusalem. Just like King Cyrus 2,500 years ago said, he charged me to build a house in Jerusalem. Here again, President Trump is building a house in Jerusalem.